Eccoci qua con un nuovo video su YouTube. Sono Alessandro Campana, presidente e cofondatore di Calisthenics Milano. E oggi andiamo a parlare del perché andare a fare Calisthenics. Questo video è un consiglio soprattutto per tutte quelle persone che sono indecise su andare ad approcciarsi a questa disciplina. Questo principalmente perché si legge, si sente molto in giro che Calisthenics fa male, cosa sbagliata. Calisthenics porta a infortuni e soprattutto, come mentalità, troppo difficile. Allora, andiamo a sfatare questi tre miti. Mi faccio male. Se le cose si fanno in maniera corretta, non ci si fa male, ok? Se invece si strafa, come in tutti quanti gli sport, si porta poi all'infortunio. Ricordiamoci che i maggiori sport con infortuni sono quelli dove c'è impatto fisico. Primis, calcio. Secondo, basket e pallavolo, ok? Non tanto qua basket e pallavolo, tanto il contatto fisico, ma quanto più gli scatti, il rilascio, l'impatto col pallone, ok? Calisthenics invece è uno sport di controllo, in cui andiamo a lavorare principalmente di isometrie, lavori dinamici, ok? Se però facciamo Calisthenics con freestyle, allora lì si vede così, ragazzi, rischiate grosso lì nel freestyle. Tutti i maggiori atleti di freestyle sono tutti mezzi spatasciati. Primis GP, che saluto ovviamente mio carissimo amico che conosco da tanto tempo, lui è il primo che è spaccato, ok? Ma questo è ovvio, essendo che una sbarra rigida in cui vi è un rilascio, un impatto improvviso sulla sbarra portando tutto il peso corporeo sulle spalle. Ragazzi, è un rischio molto molto grosso, ok? Se invece facciamo le cose in maniera controllata, in maniera pacata, andiamo a lavorare solo sulle skill e quindi sulla statica, andiamo molto tranquilli. Ovviamente però bisogna rispettare i propri tempi perché c'è lo stress muscolare che intercorre, quindi bisogna condizionare bene prima di tutto tendini, legamenti e muscoli, ok? Non è che se ho un attack planche allora provo a fare un malteso supino, perché allora uno, sono scemo, ok? E due, se non mi faccio niente, c'ho un culo della Madonna. Per cui, occhio e usare sempre la testa. Parlando invece di neofiti, ok? Io, in tutti questi anni di lavoro e professionismo che ho fatto in calisthenics, quindi portandolo anche alla conoscenza di tantissime persone e allenando tantissime persone, so benissimo che questa disciplina, essendo che io vado a utilizzare proprio peso corporeo, quindi si va tanto di controllo, si va tanto su come andare a muovere le nostre parti anatomiche, ve lo posso consigliare dall'endomorfo all'ectomorfo, dalla persona in sovrappeso alla persona che non riesce a mettere massa magra, anche a persone che hanno problemi posturali. Andando a rinforzare bene tutte le nostre catene cinetiche, soprattutto quella posteriore, che tendenzialmente le persone d'ufficio, le persone che stanno tempo in macchina, si sta sempre così seduti, ufficio, computer, assumo delle posture molto scifotiche, anche i stessi ragazzini che vanno a scuola, si assumono delle posture molto scifotiche e quindi si tende a stare sempre gobbi. Quindi, andando invece a lavorare in apertura, andiamo più a sensibilizzare, a rinforzare bene la nostra muscolatura posturale. Per cui, ragazzi, questa disciplina è consigliata a chiunque, da piccolino alla fascia intermedia, alla persona anche in età adulta e dalla ragazza. Detto ciò, quindi un grosso saluto, iscrivetevi al canale YouTube Calisthenics Milano, lasciate pure un commento e diteci pure cosa ne pensate. Tra poco usciranno tantissimi video, ma dico tantissimi video di esercizi che andiamo a fare, per cui iscrivetevi, non perdetevi nessuna nostra novità, seguiteci anche su Instagram e su Facebook Calisthenics Milano, sono Alessandro Campana, forza ragazzi e buon allenamento!